Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi andremo a fare un unboxing. Infatti ho ordinato una bella cosuccia per la moto, per i prossimi viaggi che farò, soprattutto quello per Capo Nord appunto, e andiamo ad aprire il pacchettino. A me piace tantissimo fare il unboxing, ragazzi. Arrivato da Amazon e voilà, ed ecco qua, ecco qua quello che arriva. Questa, ragazzi, adesso vi spiego cos'è. È una borsa waterproof per appunto la moto. Vediamo com'è questa borsa. La borsa l'ho presa da 40 litri, sembra bella grande. Ok, vedete qua, ci sono le bandine e in più dovrebbero esserci in giro anche i ganci da attaccare, ma sono questi. Ok ragazzi, sono andato a studiare un attimo questa borsa della Osaha Dry Pack, ok, che l'ho fatta arrivare da Amazon. Adesso sono andato a inserire un po', per inserire la tenda, sacco a pelo e la borsa del serbatoio, per farvi vedere un po' la capienza. Contate comunque che c'è ancora molto spazio, quindi ecco, io l'ho presa soprattutto appunto per fare, da usare come borsa da mettere le cose del campeggio. Ok, dalle istruzioni dicono che per chiuderla, allora qua c'è il velcro, andremo a chiudere la borsa col velcro, poi bisogna fare 4 pieghe, così la nostra impermeabilità resterà ok, e poi si andrà a chiudere con le chiuste e la borsa sarà pronta da posizionare sulla moto. Che è posizionata la borsa sulla moto, qua ci sono presenti dei lacci che possiamo facilmente far passare dove un po' ci pare, dove abbiamo magari degli appigli, ok, e si può fermare così il bagaglio in questo modo qua. Facciamo fare 2 giri, il nodo tipo, così almeno non scappa. Ne si può farlo in tutti e 4 i lati del bagaglio. Comunque vabbè, penso che io farò in un altro sistema, ovvero andrò a comprare del ferma, dei ganci per i bagagli. Comunque si possono facilmente appunto bloccare con queste corde, con questi passanti, ecco. Inoltre abbiamo questo qua che è la cinghia per usare la nostra borsa a tracolla, e quindi c'è la nostra cinghia da attaccare per poterla portare a tracolla e niente. Inoltre qua, come vedete, c'è il sistema per far fuoriuscire l'aria in eccesso. E niente, quindi ragazzi, cosa dirvi di più? Io vi ringrazio di aver seguito il video fino a questo momento. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e vi ricordo inoltre che da qualche tempo ho aperto anche un canale Telegram. Se volete passare, io pubblico ogni tanto delle offerte che ci sono su Amazon, visto che, come potete ben notare, a me piace acquistare su Amazon.
ho detto apriamo sto canale Telegram dove magari ogni tanto pubblico delle offerte appunto che possano riguardare noi motociclisti. Quindi se volete un po' seguire le offerte, appunto iscrivetevi, il canale è qua, sarà qua sotto in descrizione con il link di questa borsa. E niente ragazzi, io vi saluto qua e ci vedremo per nuove avventure e speriamo che comunque l'anno prossimo si riuscirà a fare dei bei viaggi, soprattutto quello a Capo Nord, e spero di andare ancora in centro Italia quest'anno verso per la primavera, ecco. Quindi niente ragazzi, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!